3 su 3. Milano, ultima tappa del common training del 7 rosa con la Cina. 3 gare, 3 successi in una settimana. A Firenze 8 a 7, a Prato 15 a 4. E nella piscina Cozzi le azzurre, per la prima volta a Milano, hanno superato le cinesi 14 a 3. Stiamo cercando di portare avanti quanto iniziato la scorsa stagione, quindi un gioco fatto di velocità, di profondità e anche di conclusioni rapide. Ancora dobbiamo un po' emergere dall'acqua, ci manca qualche centimetro di preparazione fatta meglio che ci consente appunto un pochino più di precisione. Ancora una buona prova corale, è un sette rosa che fonda la propria forza sull'unità del gruppo. Sì, questo è vero, magari abbiamo qualche individualità in meno, però stiamo lavorando proprio su questo, sul fatto che chi capita lì non deve avere problemi e deve avere quell'attitudine che andiamo cercando. Insieme, come dico sempre, si può far tanto e si può andare veramente in alto. Ognuno di noi deve capire l'altra e ognuno di noi deve aiutare l'altra, quindi tenendoci per mano sia in acqua che fuori, così andiamo a vincere le partite. Però sta tutto a noi, ad ognuno di noi, andare con la giusta attenzione e la giusta voglia di fare. Un altro passo verso Barcellona. Ora i giochi del Mediterraneo a Tarragona sono un utile antipasto per l'europeo. Anche Tarragona è un modo per, diciamo, provare appunto tutte le varie situazioni, per trovarci, per, come dire, trovare quella sintonia che non è facile, insomma, ci vuole allenamento insieme, partite, tornei, partite vere che ti fanno, insomma, vivere anche certe emozioni, perché quando si vivono anche le emozioni è diverso giocare.